Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa sesta parte di Pokémon Snakewood. Allora, perché ci troviamo qui? Perché questo Magikarp che ho preso aveva la come strumento aveva Surf. E io infatti Surf l'ho insegnato a Zigzagoon. Ora vi starete chiedendo perché sei andato così avanti. Semplicemente perché questa parte in realtà l'avevo già registrata. L'avevo tra l'altro registrata con Rocket. Rocket 25 credo che lo conosciate. Ma laggava troppo e quindi alla fine ho deciso di rifarla da solo. Comunque, mi prendo innanzitutto questo momento in cui andiamo giù verso Dewford, mi pare si chiamasse, per dirvi che in descrizione c'è il video di Rocket della nostra Nuzlocke Cop. Non so in quanti di voi lo sapranno, ma io sto portando avanti insieme a lui sul suo canale una Nuzlocke a Pokémon Smeraldo, quindi vi lascio il link del primo video in descrizione, se volete andare, andate. Comunque adesso ci toccherà andare verso sud, verso Dewford. In questa parte, ah sì, giusto, nella parte che ho registrato è voluto anche l'Audred. Ed ero arrivato più o meno qua. Ecco. Quindi, in questa parte credo che cercherò di evolvere perlomeno Tylove. Allora, tu, ecco, iniziamo già male. Shroomish, vai. Allora, Mega Drain dovrebbe togliere abbastanza, Ice Ball, aia, fa male, ma dovremmo cavarcela, credo. Sì, appunto, anche abbastanza agilmente. Ok, proseguiamo, come vedete, in acqua, come ci è stato detto, non ci sono zombie. Ah, però tra un po', cioè in realtà, ragazzi, io questi allenatori qua li ho battuti, solo che sono riuscito a recuperare un save state, aia. Ero riuscito a recuperare un save state di molto prima, quindi in realtà questa parte più o meno l'ho già giocata tutta. Quindi so alcune cose, ad esempio una figata che adesso andiamo a vedere. Comunque io adesso direi di switchare, di mandare ancora Shroomish, così che si ricarica anche un po' la vita, così. Sto qua, inizia a andare di rotolamento fino alla morte, ma tanto missi, godo come un cane. E Shroomish sarà al 20, speravo Tylove, vabbè. Proseguiamo e... cazzo. Spero che basti. Ecco, questo qui, signori, questo qui non è un marinaio normale, adesso lo andremo a vedere. Non prima di aver curato Tylove, però. Mi scusi! Non avevo soldi, non guadagnavo soldi facendo il marinaio con gli, prima, con gli zombie nemmeno. Quindi ho iniziato a fare il pirata. Ma signori, guardate lo sprite. È lui, è Drake. Fatemi fare un save state per la miniatura, che poi la farò con lui perché è figo. E comunque si boh, un miau a caso. Cioè sei passato da Flygon a miau, mi fai schifo. Quick attack, e Tylove sale al 22 e dopo sta battaglia si evolve. Ora, dai Koffing, vediamo cosa sei capace di fare. Un cazzo. Raga, dai, sei... muori, vabbè. Raga, mi sa che Shroomish, scusate, mi sa che Koffing non lo tengo più perché è scarsissimo, cioè... O adesso mi informerò sulla wiki, o impara qualche mossa al più presto, io veramente, cioè... che cazzo me ne faccio di un Pokémon come Koffing? Boh, ditemi voi nei commenti, che cavolo ne so, se vi sta simpatico lo tengo, se no io lo levo. Comunque, Shroomish sale quasi al 21 e... si evolve il nostro Tylove in Swallow, quindi finalmente abbiamo un Pokémon decente. Beh, che l'Audret non dovrebbe essere malissimo, però. Ed ecco qua il nostro uccellone. Ecco qui. Ora, mettiamo Shroomish davanti perché anche Shroomish in teoria, se non sbaglio, si evolve al 23. Quindi non sarebbe una cattiva idea farlo evolvere. Ora, andando a nord di qua... esatto, c'è sto tizio qua. Tanto li sfidiamo, raga, per questa parte arriviamo semplicemente a Dewford. Ah, wow, tu sei il classico allenatore con i Magikarp, bene. Sarà molto divertente sta battaglia. Ah, no, ok, perfetto, hai anche un Wingull. A quale livello? Allora, Leech Seedalo. Ce l'ho tipo una bacca per la confusione. Figuriamoci. Allora, andiamo di azione, proviamoci. Ci colpiamo da soli, ma tanto più o meno i Leech Seed ci aiutano a riprenderla. Grazie. Grazie per avermi distrutto così le speranze. Sì, raga, io in teoria mi sarei livellato, ma qua sono fortissimi, è impressionante come livello. Qui è il fish. Allora, andiamo sempre di uproar, vediamo quanto riusciamo a fare. Headbutt, niente, ci ha shottato, quindi mi tocca ancora andare con Shuelov e sconfiggerlo, spero, eh. Quick attack, no, missiamo.
Quick Attack e mi siamo di nuovo. Quick Attack e mi siamo ancora. Quick Attack e lo uccidiamo, ci avvelena. Mamma mia, signori, ma quasi rischia di morire ogni secondo, è impressionante. Allora, torniamoci in assurdo, è finito pure l'effetto R repellente. Piango. Allora, vabbè, fuggi. Allora, sì, poi adesso questo qua è l'ultimo. Gli altri cercherò di batterli fuori parte, nel limite del possibile, chiaramente. Ok, chi, dove sei tu? Ah, wow. Allora, battiamo anche questa qua, vabbè, non deve essere troppo... È bellissimo perché ci sono degli allenatori scarsissimi e poi c'è gente uber power. Ah, siamo già arrivati. Poi al massimo esplorerò un po' da solo questo percorso e... Cioè, sfidiamo anche questo qui, tanto è qua. Cioè, nel senso... Boh, nel senso che boh. Quillfish al 24. Merda. Allora, andiamo di Focus Energy. Di modo che spero di fare un crit. Allora, fermo. Fermo, allora, curati. Curati. Ok, e adesso lo butti giù. No, non iniziare. Non inizia, figlio di troia. Ok. KO, vabbè, senti, dai. Ci siamo avvelenati, sono i rischi del mestiere. Allora, non voglio perdersi, è chiaro. Curiamolo. Ora vai di Wing Attack. Water Gun. Allora, ci ricuriamo di nuovo, mamma mia. Che due palle. Ancora Wing Attack, falliamo. Wing Attack, però ci avvelena, bastardo. Fermo. Allora, oh, più ce l'abbiamo fatta. E critta quando non serve, chiaro. Ce l'ho un'altra, vero? Sì, perfetto. Raga, sti Quillfish sono più bastardi dei Tentacool. Veramente, ma avvelenano sempre. Poi i miei Pokémon sono tutti fisici, porca troia. Allora, comunque... Allora, c'è questo Karateka. Che ricordo che mi aveva battuto nella parte con Rocket. Mi alleno con i miei Makuhita sulla spiaggia ogni giorno nella speranza di... Ah, di emulare la sua... Ah, ok, la sua incredibile Arm Thrust sberletese. Eccoli qua i Makuhita. Comunque non dovremmo avere troppi problemi con Swellow, credo. Ok, fuori due. E poi c'hai un Hitmon top. Caghi il cazzo perché hai Makuhita e poi hai un Hitmon top. Cioè, questa me la devi spiegare. Comunque muore anche lui. Quasi livello 25 per Swellow. E... Ah, giusto, questo qua ci dà l'amo. Ecco qua. Non mi interessano i Fish Advice, grazie. Allora, io direi, esploriamo velocemente questa città e poi magari concludiamo la parte, potrebbe essere anche un po' più corta. Quando la luce di Groudon... vuoi dire che c'è Groudon qua? No, no, ok, diceva solo della cava solare, la luce di Groudon, ok. Ho surfato fino a qui sul mio Gyarados. Per tutto il viaggio da Suttopolis, che penso sia Porto Selcepoli. Sono esausto, ma almeno sono salvo. Ah, giusto, perché chiaramente qua non ci sono gli zombie, essendo una zona marina. Lì si potrà usare sub e sarà interessante vedere cosa ci ha messo. Siamo così fortunati a non essere toccati dalla piaga degli zombie. Chi ha surf può nuotare fino a qui. E è arrivato fino a qui, ha detto che ha raccontato storie terribili della vita sulla terraferma. E beh, direi... c'è... Ah, ok, il tuo figlio era il karateka fuori. Ah, Ice Punch. Bellissimo. Davvero, posso imparare Ice Punch? Sei un figo. Sei un figo. Sei un figo. Potrà uno dei miei imparare la Loudred tua? Mamma mia, che culo, signori. Direi di levare... Ma io leverei Pound. Comunque, Grido di Lotto può tornarci utile in questi casi, diciamo. Il capo palestra qui sembra essere un ragazzo chiamato Brownleaf. Utilizza Pokémon di tipo lotta. Ah, ok, è stato promosso ai Super 4 di Kahuto, che non so cosa siano. E abbiamo una nuova ragazza. È forte come Brownlee tipo. Hai detto qualcosa del genere? Perché io mi sto ricurando un'altra volta i Pokémon? Non ne ho idea. Qua ci siamo già andati, no? La stazione TV non sta più trasmettendo. Immagino che le persone siano state mangiate o qualcosa di simile. Ottimo.
Questa Pew Band, che è tipo Muscle Band, una roba del genere, era un regalo della mia ragazza Laura. Lavorava alla palestra di Norman. Probabilmente ora è morta. Non lo voglio più. Plus Band, ma non ricordo sinceramente cosa fosse Plus Band, se devo essere sincero. Non ricordo il nome, scusatemi. Allora, no, entriamo qua dentro. Ho sentito che c'è un mostro nella cava solare. Ok, quindi abbiamo capito che... Che? Sto ancora guardando la TV. Sei coglione, allora. Sto ancora guardando la TV nonostante non ci sia più TV. L'ho visto, un gigantesco mostro volando sopra di me. Perché nessuno mi crede? No, 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 questi sono allenatori che sono scappati dalla piaga degli zombie. Sono troppo stanchi e traumatizzati per parlare con te. Maledizione, sono assetato. No, tu sei un'altra minchia di guardia. Allora, devo trovare. Ho già capito, devo trovare un altro cazzo di. Allora, immagino che nella prossima parte. Ma nella prossima parte possiamo anche battere la palestra, signori. Io non vedo il perché no. Io, Coughing, se non mi dite niente, io lo deposito. Ecco. Proprio così lo deposito, fiero. E niente, signori, la guida finisce qua. La parte finisce qua. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video.